Si arriva a un certo punto del nostro percorso al sax che ci viene voglia di registrarci. Registrarci bene, a casa, nel nostro studio. E a quel punto noi dobbiamo essere preparati. Oggi parliamo dei microfoni per registrarci a casa. Ne ho in mano due in particolare. Un microfono cosiddetto dinamico e un microfono a condensatore. All'interno di questo video dirò delle terminologie, nominerò delle terminologie tecniche, come per esempio condensatore, dinamico, però in questo caso non è necessario che poi tu conosca bene il significato. Cercherò di essere molto terra terra nel parlare. Allora, parliamo quindi principalmente di che cosa? Dei microfoni che io ritengo siano fondamentali per avere una buona qualità, un buon suono per il sax. Parliamo dei microfoni a condensatore, in particolare questa tipologia. Io sono Tommaso Vivaldi, mi occupo di musica, di registrazione, di sax. Da tantissimi anni ho fondato la prima accademia di sax che si chiama Vivaldi J Academy. Oggi parliamo di microfoni. Microfoni che possono andare bene per tu che devi cominciare a registrarti al sax. Microfono a condensatore, ne abbiamo di una marea di tipologie. Una marea di tipologie rispetto a che cosa? Rispetto ai costi, come al solito. Il mio consiglio è: prendiamo un condensatore che viene cosiddetto a diaframma largo e ovviamente non sarà l'unico elemento che ci servirà. Ci servirà anche un cavo XLR di buona qualità, una scheda audio e poi un software per registrare. Di questo ne parliamo in altri video. In particolare oggi voglio soffermarmi sui microfoni. Quale fascia di prezzo è meglio prendere in considerazione? Allora, abbiamo dai Neumann U87 AKG 414 che hanno fatto la storia, fino a microfoni che comunque vanno benissimo, un po' più economici, come per esempio può essere questo è un microfono entry level della Soundtronics che ha un prezzo che si aggira intorno ai 300 euro, forse un po' di più, un po' di meno, dipende un po' dal mercato. Ed è un microfono che ho utilizzato per registrare tantissime parti al sax e che ci dà un ottimo risultato poi anche dopo quando vogliamo andare a fare un mixaggio e un mastering finale. Quindi non è necessario avere dei microfoni da migliaia di euro, cosa che ho e utilizzo, ma vi posso dire proprio da utilizzatore, anche microfoni tendenzialmente anche più economici di questo. C'è un modello Rode NT1 che conosco molto bene. È ancora più economico e ci dà comunque un buonissimo risultato. Quindi facciamo già un po' di ordine. Microfoni a condensatore a diaframma largo con una fascia di prezzo intorno ai 200-300 euro abbiamo un ottimo, ottimo risultato. A questo ovviamente poi dovremo abbinarci un buon cavo, una scheda audio buona, di cui ho detto ne parliamo in altri video. La posizione del microfono. Allora, l'ottimale sarebbe, stiamo parlando del contralto e del sax tenore, perché già sul soprano è diverso, magari poi lo vediamo. Sul sax, diciamo quello che conosciamo bene con la curva, che è appunto il contralto e il tenore, una posizione ottimale per la registrazione è questa, la seguente. Cioè posizionare con un'asta, ovviamente l'asta con il ragno specifico del microfono, in particolare il ragno di questo microfono è il seguente. Ok, quindi adesso per comodità non lo tengo in mano. Stavo pensando, visto che me l'avete chiesto in tanti, è per questo che ho fatto questo video, vi interesserebbe avere un video corso specifico sulle tecniche di registrazione per il nostro strumento per il sax? Passo passo, dalla scelta del microfono, alla posizione, la registrazione, il mixaggio, il mastering, tutto proprio dettagliato. Vi può interessare? Perché mi sa che ho voglia di farlo questo video corso. Fatemi sapere se vi interessa. Questa è un'ottima posizione perché andiamo a prendere sostanzialmente, qui c'è la parte di diaframma che percepisce le varie frequenze, andiamo a prendere tutta la parte delle frequenze basse, medie e alte. In base a come avviciniamo, ovviamente avremo un risultato leggermente diverso. Teniamo in considerazione che una buona metodologia nel caso vogliamo spendere un pochino di più è prenderne due di microfoni o addirittura tre. Nel senso che avremo quello frontale e due laterali un po' spostati che vanno a riprendere la propagazione delle frequenze, una serie di armonici che si vengono a creare e battimenti vari. Però il mio consiglio, ovviamente, se stai partendo dall'inizio, un microfono in questa posizione solitamente è il meglio. Ovviamente evitiamo la posizione attaccata alla campana, microfoni infilati dentro perché si creano degli squilibri enormi sui volumi, sulle dinamiche e sulle varie frequenze. Ok, credo di essere stato abbastanza esaustivo. Ti lascio in descrizione i link
per non sbagliare sui modelli. Ovviamente se tu hai utilizzato dei microfoni in particolare e ti sei trovato bene, sono interessanti, scrivilo nei commenti, e se ti piacciono i miei contenuti iscriviti al canale e attiva la campanellina.